Grazie. Allora, milioni della sera che adesso apriamo questo concetto perché dobbiamo dire le cose come stanno anche su una situazione che suona che della decisione presa della Exor verso alla Juventus, perché il nome della Juve non si vende, ok? E questa sarebbe una follia, perché ho sentito da questa mattina sui vari giornali. Ecco perché che io non me li compro, perché non faccio questo tipo di giornalai, perché dicono sono quelle minchiate, ok? E io non li sopporto. Punto 1. E il punto 2, per quanto riguarda solo la Juve, io dico che Ekan non dovrebbe mettere la Juventus in vendita, perché c'è un altro problema a riguardo di Pogba, ok? E ne parliamo in un altro video, quindi mi raccomando, e ci vediamo domani pomeriggio a riguardo di Pogba, ok? Quindi mi raccomando, e speriamo che sarà un anno di squalifica e non 4. Quindi questo è e rimarrà così. Per un appuntamento a domani per il video di Namil Pogba. E quindi io dico solo che lui ha sbagliato, però non metto le critiche, perché lui se le cerca. E noi dobbiamo dare rispetto a Pogba, e in più dovrà dare il rispetto sul campo, ok? Quindi questo chi vuole, poi, quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Ma la notizia di stamattina era questa, che la Juve era in vendita. Ma Ekan ha smentito al riguardo, perché dobbiamo denunciarli a quelli della FIGC che hanno fallito, ok? Fuori, ok? Quindi mi raccomando, e speriamo che sia una volta cosa è buona e giusta. Quindi io mi dico solo di questo e ci vediamo domani, ok? Quindi un caro saluto dal mio canale e mi iscrivete, ok? Se non avete ancora fatto. E attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e ci vediamo domani, ok? Quindi un like e commenti nella partita di domani sera, che può diventare un'Italia e Ucraina che si vince. E poi da sabato c'è la nostra amata Ione. Quindi mi raccomando, e fino alla fine, ok? C'è un solo obiettivo e da vincere. Va bene? Quindi vi mando un grosso bacione e in bocca al lupo, caro Pogba.
Quindi mi raccomando e curati in fretta sul ginocchio, va bene? Quindi non ti prendere queste cose perché ti fa male e te lo dico pure io. Quindi mi raccomando e reagisci così ritorni in campo prima della partita di Juve-Lazio. Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Buona serata.